Bene, cerchiamo di fare una zucca. Allora, la zucca cominciamo a cancellare il cubo X dell'it e ricostruiamo al suo posto un piano, giusto per averlo appoggiato qui. E andiamo in edit mode. Mettiamo anche tutti i tasti. Start display. Ora in edit mode facciamo il Alt M per avere un unico vertice che poggia esattamente sul 0, sull'origine. Ok? Vediamo 1 di lato, 5, e qui adesso costruiamo un segmento che parte da qua. Quindi cosa facciamo? Premiamo Ctrl e poi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi ci prendiamo praticamente questo giro. Questo giro però accertiamoci che questo punto sia esattamente alla coordinata 0. Ok, e poi usiamo una piccola estensione che è il dunque qui che ho i loop tools, che è una cosa che installate da user preferences, add-ons, cercate loop e abilitate loop tools. Questo mi serve solo per selezionare tutti i punti e da loop tools facciamo space in modo tale da averli equidistanti. Ora a questo punto facciamo la modifica, cioè un modificatore che è lo screw, vedete che ci crea un oggetto che è quasi a forma di zucca. Facciamo in realtà 24 steps, perfetto. Poi andiamo in object mode, applichiamo e quindi abbiamo tutta questa situazione. Bene. Ora andiamo a prenderci, dobbiamo toglierci la cima e il fondo, no, di questo oggetto, quindi andiamo in edit mode, andiamo a vedere se selezioniamo questi vertici, questo è uno, abbiamo detto, poi selezioniamo anche questo, vediamo se con cancia, no, non è andato via come immaginavo, quindi lo rifacciamo in questo altro modo, Z, B, selezioniamo lui, vertici, andiamo sotto, B, selezioniamo lui, via, ok, quindi abbiamo il, non selezionato, sì, quindi andiamo via. Ora proviamo a fare l'effetto zucca, quindi Z. Come fare l'effetto zucca? Selezioniamo alternativamente questi segmenti, quindi da qua facciamo Ctrl, no, anzi Alt, Ctrl qui, vedete che seleziona tutti i segmenti sul giro e andiamo in Select, Checker Deselect, quindi mi toglie uno ogni due e poi facciamo infine il Edge Loop che mi completa l'Edge Loop. Allora, una volta avuto questa cosa, dobbiamo stringere con, credo sia Alt S, cioè facciamo Alt S, vedete che possiamo allargare o stringere, quindi stringiamo tutti questi signori in modo tale da avere effettivamente la parte dentro, interna. Ora però noi vogliamo allargare un po', perché vedete questa qui è troppo appuntita, quindi vogliamo renderla un po' più globosa e quindi selezioniamo i vertici, facciamo CTRL I per andare sulle parti in rilievo e poi qui facciamo CTRL B per, vedete che generiamo praticamente, appiattiamo un po' questa nostra struttura, bene. E poi dobbiamo comunque andare ancora nella parte interna, quindi facciamo Ctrl I, no, Z, allora, quindi qui voglio avere la selezione opposta a questa,
Non era CTRL I, sì, CTRL I, mi ha selezionato questa, qui facciamo ancora magari Alt S per inciderla un pochetto di più, e poi facciamo CTRL B per creare anche qui un po' un effetto, vedete, interno, un pochino più realistico, bene. Poi, visto che questa cosa qua, così è ancora squadrata, gli aggiungiamo un modificatore subsurf. Quindi facciamo il modificatore subsurf, questo. E così abbiamo una zucca, credo che sia un pochino appena appena più credibile. Quindi qui in realtà potremmo prendere alt questo, facciamo un estrude S, ok, vedete che sto semplicemente provando a, okay, a rendere un po' più credibile sopra, e poi la vado a selezionare anche sotto, estrude S. E poi facciamo ancora un fill e poi un CTRL T. Okay, per unificarla, quindi abbiamo finalmente un'idea di zucca. Così vediamo con F12, vedete che abbiamo la nostra zucca. Quindi questo è, diciamo, il principio iniziale per produrre la zucca. Poi però dobbiamo a questo punto costruire anche il picciolo qua sopra. E per costruire il picciolo qua sopra, cosa facciamo? Andiamo a selezionare con Alt questo, vedete, questo pezzo, e lo duplichiamo con Shift D, così è duplicato, invio. E poi facciamo P per separarlo, selection, quindi separiamo la selection, andiamo in object mode, vedete che abbiamo a questo punto due oggetti, questo che è la zucca grossa e questa che è la zucca piccola. Allora, questa qui questa facciamo in edit mode, selezioniamo i punti. Rimpiccioliamo un po', per metterlo praticamente qui, ok, e poi lo estrudiamo verso l'alto, quindi facciamo EZ, vedete che otteniamo praticamente un inizio di picciuolo che stringiamo un po', e poi a questo punto magari facciamo anche un'altra E Z. Ok, e abbiamo praticamente questo oggetto. Ora, solo una cosa, vedete che qui è praticamente staccato, quindi selezioniamo tutto, lo abbassiamo in modo tale da infilarlo dentro la nostra zucca e poi lo ruotiamo RZ in modo tale, ok, da incastonarlo. Ok. Quindi abbiamo una cosa di questo tipo. Ah, poi un'altra cosa, accertiamoci che le normali siano a posto. Quindi andiamo sullo shading UVs e facciamo, ricalcoliamo le normali, magari recalculate, tab, selezioniamo questo, ricalcoliamo le normali. Ok, perché facendo tutte queste operazioni un po' si va a perdersi le cose. Bene. Ora, quando siamo qua, ora a questo punto c'è un trucco, vogliamo fare una roba che gira. Quindi lo vediamo di lato, così. Selezioniamo l'anello, quello, e poi mettiamo il cursore, per esempio qua. Ok? Perché vogliamo generare praticamente questo, il picciuolo che ruota. Quindi cosa facciamo? Avendo selezionato quello, a questo punto andiamo a fare lo spin tools e facciamo spin,
Però lo spin non facciamo di angolo 90, ma facciamo per esempio meno 90, vedete che esce dall'alto, e magari anche di meno, perché possiamo farlo. Invece che meno 90 facciamo meno 20, vedete? Ok? Quindi lui ci ha fatto tutto questo. Cioè, vedete che ce lo fa così, e se quindi viene un picciolone enorme, per intenderci, vediamo un po' se axis dovrebbe anche andare, viene così, e noi a questo punto possiamo fare un trucco, cioè nel senso che andare in proportional mode e fare un S e restringere questo un po' in modo tale da ottenere questo effetto tipo globosità, e a questo punto possiamo anche fare F e fillarlo. Ok, quindi abbiamo fatto una cosa di questo tipo. Ora, questa cosa qua magari dunque vediamo, eliminiamo anche i duplicati, c'è l'eliminazione dei duplicati qua. Forse è qua, remove doubles, no, ah, remove doubles, qui non ci sono, però mi sa che qua ce ne saranno dei duplicati. Ah, no, perché bisogna applicare le modifiche. Quindi praticamente cosa facciamo? Andiamo, cioè no, facciamo così, selezioniamo questo più questo. Ctrl J, poi facciamo applichiamo i modificatori. Ok, quindi abbiamo praticamente la nostra zucca. E direi che comunque potrebbe essere anche come primissimo livello accettabile. E quindi il tutorial per il momento lo stoppo così. Poi lo continueremo o lo miglioreremo per far vedere altre cose. Comunque, riassumendo, cosa abbiamo visto in questo tutorial? Abbiamo visto come passare da una sezione di uno spicchio a una struttura assolutamente non banale, in cui l'abbiamo resa tonda, ma non come una bottiglia o un bicchiere, l'abbiamo poi prodotto. Insomma, una serie di modifiche. Poi un'altra cosa che si potrebbe fare, che vi do anche per compito, è quella di modificare leggermente questo oggetto in modo tale che non appaia troppo simmetrico, no? Però l'altra cosa che abbiamo visto è stato perché per fare il picciolo abbiamo semplicemente preso un pezzo di questa struttura qua che non era appunto banale e l'abbiamo poi staccata e da lì abbiamo fatto nascere una struttura di questo tipo che poi abbiamo incurvato grazie a un interessante oggetto tool che era il dove che l'abbiamo visto? Dunque, che era qua, che era lo spin che ci permetteva di farlo ruotare. L'abbiamo fatto ruotare di pochi gradi, giusto per dare l'idea di una cosa curva e non dritta, e poi in più col proportional l'abbiamo un po' alterato e gli abbiamo dato una struttura abbastanza non dico credibile perché non sono bravissimo in queste cose, ma già meglio del nulla originale. Allora, grazie di tutto, ci sentiamo.